Ciao, sono Anna e sono una specialista in DIBA e mi occupo del trattamento in DIBA nel pavimento pelvico. Probabilmente se stai guardando questo video è perché sospetti di essere affetto da vaginismo oppure ti è stato diagnosticato un vaginismo. Ma che cos'è il vaginismo? Il vaginismo è una contrazione involontaria dei muscoli del perineo, dell'orifizio vaginale, tale da impedire la penetrazione. Si parla di dispareunia, nel caso in cui ci sia per esempio un'ispezione ginecologica oppure durante l'inserimento per esempio di un tampone. Che cosa succede? Normalmente, quando la mia condizione della vagina è normale, io ho una muscolatura perineale che va dal pube verso il coccige. Se la mia muscolatura ha un tono adeguato, sorregge i miei organi, tuttavia permette di mantenere la cavità vaginale aperta e quindi è possibile penetrare. Diversamente, nel caso in cui io sia affetto da vaginismo, i miei muscoli perineali si contraggono e questo fa sì che la mia parete vaginale collabisca, quindi si chiuda, e questo fa sì che è impossibile la penetrazione. Vediamo meglio, questa è la mia muscolatura perineale normotono, quindi con un tono normale, non contratta. Invece vediamo qui nel vaginismo che è una muscolatura perineale contratta che mi va a chiudere la cavità vaginale e quindi rende impossibile la penetrazione. Cosa succede quindi nel vaginismo? Che ovviamente percepirai sicuramente bruciore, fastidio all'introduzione anche durante i rapporti sessuali, quindi alla penetrazione, durante l'esplorazione ginecologica, ma anche per l'utilizzo di tamponi vaginali. Parliamo di due tipi di vaginismo. Abbiamo un vaginismo primario, cioè quando è sempre presente, da sempre presente, e non è possibile la penetrazione. Quindi la mia muscolatura si contrarrà in maniera riflessa e renderà impossibile la penetrazione. Parliamo invece di un vaginismo secondario e questo subentra nella vita di una donna secondariamente, cioè fino ad allora la donna ha avuto una vita sessuale normale e soddisfacente, ad un certo punto invece subentra il vaginismo che rende impossibile la penetrazione. Quali sono le cause? Il vaginismo è una patologia molto spesso che è impregnata di condizioni psicologiche, tant'è vero che in questa patologia dobbiamo agire noi come fisioterapisti specializzati in pavimento pelvico, ma in sinergia con uno psicoterapeuta e un sessuologo, perché immediatamente, diciamo, il paragone, diciamo, viene diretto, sicuramente un vaginismo si potrà sviluppare nel caso per esempio di un abuso sessuale. Però senza arrivare a un caso estremo di abuso sessuale, il vaginismo potrà essere presente nel caso in cui non ci sia un'adeguata, diciamo, educazione sessuale. Oppure, per esempio, quando la donna non ha un buon rapporto corporeo con se stesso, con quest'area anatomica, perché noi conosciamo se sperimentiamo, quindi se abbiamo un buon rapporto con le nostre aree anatomiche, io mi muovo bene, se conosco il gesto che devo fare, se conosco la mia zona anatomica e quindi tutto funziona come dovrebbe. In questo caso, invece, c'è qualcosa che non mi permette di avere una fisiologia normale. Questo fa sì anche che magari la mia muscolatura perineale, che cerca di proteggermi ovviamente dal dolore, ricordando e rimembrando il dolore, quindi per esempio a seguito di un rapporto sessuale doloroso, si contrarrà preventivamente ed eviterà la penetrazione. Che cos'è la tecnologia Indiba e perché utilizziamo la tecnologia Indiba nel vaginismo? La tecnologia Indiba è una delle più comuni metodiche utilizzate in riabilitazione. Si avvale di una alta frequenza che mi permette di avere un grosso effetto biologico. È un passaggio di corrente che abbiamo, quindi un trasferimento elettrico, capacitivo e resistivo che avviene tra il mio elettrodo attivo e la mia placca di ritorno neutra. Tra i due elettrodi si sostruttura un trasferimento elettrico. L'elettrodo capacitivo è un elettrodo rivestito da una sostanza plastica, quindi mi permette di lavorare meglio sui tessuti superficiali e idratati, mentre l'elettrodo resistivo qui in basso mi permette di lavorare meglio più in profondità e su tessuti più resistenti, quali per esempio ossa, articolazioni, legamenti, tendini.
In ambito di pavimento pelvico ho anche un altro elettrodo resistivo, che è questo qui, che è appunto l'elettrodo longitudinale. L'elettrodo longitudinale è ad uso intracavitario, mi permette di lavorare meglio nella cavità vaginale senza portare dolore, mi permette di essere più specifico sulle aree anatomiche di nostro interesse. Valeria, puoi passarmi per favore il modellino? Vediamo ora più praticamente come vado a strutturare il mio trattamento con Indiva nel pavimento pelvico. Vado a posizionare la mia placca di ritorno neutra, che è questa qui, in zona lombosacrale. Quindi orientativamente andrò a porre la mia placca qui e con i miei elettrodi di interesse andrò a lavorare, quindi il mio capacitivo o il mio resistivo, andrò a lavorare in zona perineale, di modo che la mia area anatomica in disfunzione sia posta tra il mio elettrodo attivo di lavoro e la mia placca di ritorno neutra che è posta in zona lombosacrale. Col mio elettrodo resistivo potrò andare a lavorare sulla mia area anatomica di interesse, quindi sul mio perineo, ed eventualmente potrò andare ad eseguire delle manualità per distendere la muscolatura perineale. Quali sono quindi gli obiettivi in questo caso con la tecnologia Indiva? Vado a ridurre sicuramente il dolore e l'infiammazione che possono determinarmi una contrattura della mia muscolatura, perché la muscolatura si contrae per evitare che io senta dolore. Aumento il metabolismo. Cosa significa che aumento il metabolismo e il trofismo? Che vado ad apportare sangue in quella zona anatomica che sta lavorando male, di modo che venga nutrita e venga ristabilita una condizione fisiologica di normalità. Riequilibra soprattutto il tono muscolare. Quindi, abbinando il trattamento Indiva alla funzione della mia terapia manuale, quindi alla rieducazione del mio muscolo che deve riapprendere a contrarsi in maniera cosciente e volontaria, vado a decontrarre la muscolatura, di modo che nel momento in cui io ho penetrazione, la mia muscolatura sarà rilasciata e non più in protezione e contratta. E inoltre, grazie alla tecnologia Indiva, riesco a introdurre la mia manualità precocemente, perché è più piacevole per la muscolatura perineale percepire questa temperatura che rilassa la muscolatura. Quali sono i parametri di applicazione? Abbiamo già parlato di un'alta frequenza, lavoriamo con un'altra frequenza. Come posizioniamo gli elettrodi? Abbiamo detto che l'elettrodo attivo sarà sulla mia zona perineale di interesse e la mia placca di ritorno sarà in zona lombosacrale, di modo che il mio tessuto in disfunzione sia posto in mezzo tra i due elettrodi. Il tempo di trattamento in questi casi, nelle patologie uroginecologiche, orientativamente è di 20 minuti. Già dalla prima seduta ci sono degli importanti effetti di riduzione del tono muscolare e di riduzione quindi del dolore percepito. Quali sono le controindicazioni a questa tecnologia? Le controindicazioni sono le più comuni in fisioterapia, tuttavia sono inferiori rispetto ad altre tecnologie che utilizziamo in ambito di pavimento pelvico. Ovviamente la gravidanza, come attenzione ed uso, il pacemaker, perché comunque stiamo parlando di un circuito, processi infiammatori, ma più che infiammatori, infettivi, quindi dove ci siano infezioni, e perdita di sensibilità. La perdita di sensibilità in realtà non è una controindicazione, ma è un'attenzione, perché l'operatore, il fisioterapista Indiva che sta lavorando sul tuo vaginismo, dovrà porre particolare attenzione per evitare di avere problemi. Quindi che cosa abbiamo detto? Che cos'è il vaginismo? È una contrazione involontaria della muscolatura che probabilmente si prepara magari a un evento che viene percepito lesivo, quindi si chiude e non permette la penetrazione. È una patologia che va gestita in concordanza tra fisioterapista di pavimento pelvico e psicoterapeuta e sessuologo, perché il nostro obiettivo sarà quello di rieducare la tua muscolatura perineale alla normalità, quindi a chiudersi e ad aprirsi volontariamente. Indiva ti toglierà il dolore, ti ristabilizzerà la condizione fisiologica del tuo tessuto muscolare, te lo decontratturerà e quindi tu non percepirai più il dolore. Spero con questo video di avere un attimino chiarito il concetto di vaginismo, di averti aiutato a capire perché utilizzare Indiva in questo tipo di patologie e ti invito a seguirci ancora sul canale Indiva Active.